Sto guardando la live dell'avvocato Francesco Catania. Similmente ha fatto Giulia Schiff, ma dubito seriamente che la giovane Giulia sia stata inviata in missione segreta da parte del nostro governo. Insomma, per farla breve, se realmente la NATO si fosse mossa contro la Russia, verosimilmente a quest'ora stivali sul campo ci sarebbero almeno uomini addestrati ed equipaggiati di tutto punto. Il fatto che non ci siano 300.000 uomini della NATO addestrati ed equipaggiati di tutto punto vuol dire che la NATO non è in guerra con voi. A questa guerra con NATO, con tutti i vitecchi conseguenze, noi оставляем da sé il право предпринимать те шаги, которые предпринимает воюющая сторона по отношению к другой стране, воюющей с ней. Ma questa è una guerra contro la NATO, con tutte le conseguenze che questo comporta. Come russi ci riserviamo il diritto di attivarci nelle sedi opportune per trattare le parti belligeranti. E quando Margarita Simonian si riserva il diritto di considerarti una parte belligerante, che cosa potrà mai andare storto? Innanzitutto guardiamo il lato positivo. Queste parole sono state pronunciate dalla bella Margarita Simonian e non da un Medvedev qualsiasi subito dopo pranzo. Sì, perché Medvedev normalmente dopo pranzo è pronunciato così. In secondo luogo, perché questo tipo di argomento e di minaccia impressioni normalmente buona parte dei figli di Putin e degli orsetti del mondo. Difficilmente Putin e o il governo della Federazione Russa potrebbe seguire la strategia suggerita da Margarita. Non bisogna essere dei geni per capire che nel momento in cui la Galleria d'Arte Nazionale di Washington, piuttosto che il Big Ben, piuttosto che la Torre Eiffel ti vanno a fuoco, l'Occidente reagirebbe in maniera decisamente molto più dura rispetto a quanto ha fatto oggi. Gli stessi figli di Putin ci ricordano che dopo l'attentato dell'11 settembre gli Stati Uniti sono andati sportivamente ad invadere l'Iraq. Non c'entrava molto, come si è scoperto dopo, è vero, ma il dato di fatto è che dopo una simile tragedia il popolo americano si è riunito tutto intorno alla bandiera e soprattutto intorno al presidente, che non era al massimo ma era il presidente dell'epoca, e ha fatto quello che riteneva di dover fare. Similmente fra i francesi ha fatto scandalo questo video diffuso su Twitter, dove per sensibilizzare su quanto stessero subendo gli ucraini, qualcuno ha ricreato artificialmente, naturalmente, il crollo della Torre Eiffel per opera dei jet russi. Ecco, ora immaginatevi se i russi dovessero davvero iniziare a eseguire degli attentati bombistici contro i monumenti occidentali. Il minimo che gli può capitare è che la NATO scenda realmente in guerra contro la Russia. E questo Putin lo vuole evitare a tutti i costi. Intendo dire, i russi hanno già
fare con gli ucraini, i quali, con tutto il rispetto, non hanno un addestramento paragonabile a quello dei nostri ragazzi della NATO e non hanno neanche equipaggiamenti paragonabili a quelli della nostra NATO. L'aviazione è ancora composta da MiG-29 che sono praticamente rimasti senza pensieri. Non ci sono Eurofighter, non ci sono F-22, non ci sono F-35. Ci sono sostanzialmente soltanto MiG-29 prodotti 40 anni fa, con un radar che ha una portata risibile per i parametri moderni, non sono stealth e hanno un mucchio di difetti. Insomma, hanno 40 anni. E poi, a parte qualche Manpad e il SAMP-T, abbiamo girato agli ucraini soltanto dei fondi di magazzino. Ci dovremmo vergognare sostanzialmente. Ma gli ucraini stanno tenendo testa ai russi, stanno cercando di avanzare utilizzando dei carri armati che hanno sì e no 20 anni come tecnologia. Se ora a questi carri armati che hanno 20 anni come tecnologia dovessimo affiancare gli M1 Abrams moderni e molta altra roba, i russi non so quanto tempo potrebbero restare nel Donbass, nel Lugansk. Anche perché i nostri aerei garantirebbero in tempi relativamente rapidi la superiorità aerea sul territorio oggetto dei combattimenti. Poi inizierebbero a cacciare le unità antiaeree e quindi potrebbero dedicarsi a neutralizzare l'artiglieria russa. E una volta fatto ciò, non ci sarebbe più partita. L'Ucraina sarebbe integralmente liberata nell'arco di poche settimane. Oltretutto, basta vedere questa clip per capire che Shoigu e il Ministero della Difesa russo vive in un mondo parallelo, dove succedono delle cose che per noi occidentali sono incredibili. Добрый день, уважаемые коллеги, приступаю к работе. Начну с положения дел в зоне специальной военной операции. Buongiorno colleghi, mi metto immediatamente al lavoro parlandovi della situazione nell'area dell'operazione militare speciale. Наши вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. Le nostre forze armate continuano a infliggere fuoco effettivo sul nemico, riducendo significativamente il suo potenziale offensivo. Ah, e mentre il ministro Shoigu pronuncia queste tipiche frasi di circostanza e ha ed effetto, notate nulla di particolare? Sì, insomma, sembra che il generale Sulovikin sia scomparso completamente dalle inquadrature. Eppure era il responsabile dell'operazione speciale fino a poco tempo fa ed era comunque uno dei responsabili delle forze aerospaziali russe. In teoria avrebbe dovuto essere lì, vicino a Shoigu, ma in realtà evidentemente sta ancora facendo gli straordinari nella sua caserma, come ha dichiarato sua figlia recentemente. Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлении gli ucraini formazioni предпринимают безуспешные атаки. Sul fronte meridionale, nel sud del Donetsk, dalle parti di Zaporizhia e di Donetsk stessa, gli ucraini continuano a lanciare attacchi senza ottenere alcun successo. Beh, non è esattamente così. Diciamo che per ora gli ucraini non sono riusciti a mettere in rotta le forze russe, certamente, ma qualche piccolo successo per gli ucraini c'è stato. Per esempio, guardate il Antonovka. In un modo o nell'altro gli ucraini sono riusciti a superare il Dnipro e a installare una testa di ponte sulla costa opposta, sulla riva opposta. E anche nella regione di Zaporizhia qualche campo per potersi incuneare il territorio nemico gli ucraini sono riusciti a guadagnarsi. E naturalmente anche dalle parti di Bakhmut i russi continuano ad arretrare. Diciamo pure che per quest'anno l'esercito ucraino non otterrà alcun gran successo, però tre o quattro tormentoni estivi li sta portando a casa, ecco. Группировка российских вооруженных сил уничтожено 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе. E solo in quest'area le forze armate russe hanno distrutto 15 aeroplani, 3 elicotteri e 920 blindati, inclusi 16 carri armati Leopard. Ora, al di là del fatto che carri armati e blindati non sono la stessa cosa,
e che gli esperti militari, quelli veri, non gli analisti da divano come me, si imbippano più di Hulk quando sentono una storpiatura simile. Di fatto si stima che gli ucraini non abbiano più di una ventina di MiG in totale operativi, a essere generosi, dato che i russi vantano di averne già distrutte diverse decine l'anno scorso. In teoria i russi sono riusciti a distruggere più MiG ucraini di quanti ne fossero effettivamente operativi. Un risultato davvero straordinario, soprattutto se consideriamo che questi 15 aeroplani sono quelli in servizio soltanto sul fronte, chiamiamolo così, di Zaporizhia e del Donetsk. E la stessa cosa naturalmente vale per i 920 veicoli blindati, tra cui 16 Leopard. Insomma, secondo le fonti russe, nell'arco di qualche giorno gli ucraini si sarebbero bruciati un buon 20% delle risorse disponibili. Sì, i Leopard ne dovrebbero avere più di 100, ma spannometricamente diciamo pure che secondo i conti dei russi, nell'arco di altre 3, 4, 5 settimane al massimo, le forze militari ucraine dovrebbero restare senza mezzi. Infatti, abbattendo o comunque eliminando e distruggendo circa 1000 mezzi a settimana, nell'arco di un mese e una settimana, gli ucraini dovrebbero restare completamente a secco, dato che avrebbero perso più di 5000 blindati. E naturalmente, anche per quanto riguarda i Leopard distrutti, i russi hanno sparato alto. Le unità distrutte dovrebbero essere infatti 3, quelle abbandonate perché rese inoperative 5. Quindi al momento attuale i russi sarebbero riusciti a disabilitare in totale 8 Leopard. E questo risultato sarebbe stato raggiunto però dall'inizio del conflitto, ovvero nell'arco di qualche mese da quando i Leopard sono effettivamente scesi in campo. Non certo negli ultimi 2-3 giorni o nel settimana, come invece sta orgogliosamente affermando Scholz. 16 танків Леопард – это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией. Шойгу poi ci spiega che praticamente i Leopard distrutti sono l'equivalente dei Leopard forniti dalla Polonia e Portogallo in assessi. E naturalmente a questo punto qualche iscritto può domandare: ma avvocato, come fai a essere sicuro che i dati di Shoigu siano falsi e invece i tuoi siano veri o quantomeno più realistici? La risposta è semplice. I miei dati si basano sulle ricerche di Oryx. Oryx è una specie di think tank che gestisce un sito dove vengono classificate tutte le immagini relative ai carri armati e anche ad altri mezzi e velivoli andati distrutti o danneggiati durante la guerra. Ora, se tu, soldato russo, riesci a distruggere un Leopard, sicuramente lo fotografi e te la tiri da qui alla fine dei tempi. E la stessa cosa la farà il tuo comando. Se nell'arco di questi mesi siamo riusciti ad avere soltanto le immagini di 8 Leopard, di cui 3 effettivamente distrutti e 5 danneggiati, significa che i Leopard messi fuori uso dall'inizio delle ostilità sono più o meno 8. Te ne potrà sfuggire uno, due, ma certamente non è realistico pensare a 16 Leopard distrutti nell'arco di qualche giorno. Inoltre, i russi hanno la... Ciao, Christian Manzini. Per due motivi. In primo luogo, i militari sul campo ricevono un bonus non indifferente per ogni mezzo ucraino. Salvo errore di memoria da parte mia, i militari russi dovrebbero ricevere una gratifica di 1 milione di rubli per ogni carro armato ucraino neutralizzato, soprattutto se del tipo Leopard. E per un militare russo 1 milione di rubli sono davvero tanta roba. Oltretutto pare che l'accertamento della distruzione del mezzo sia delegato all'equipaggio stesso che ha distrutto il mezzo avversario. Quindi immaginatevi quanti falsi positivi ci possono essere. Ricordate per esempio quel gruppo di Leopard distrutti mentre stavano coltivando della terra? Oh.
giornalisti russi, ma anche per il loro ministero della difesa, in questa immagine sono ritratti dei Leopard in mezzo a un campo agricolo. Per tutto il resto del mondo, invece, quelli che sono stati distrutti erano dei veicoli agricoli. Per fortuna degli ucraini, privi di pilota e abbandonati in mezzo al campo, che poi è divenuto un campo di battaglia. Insomma, quando i russi parlano di perdite inflitte al nemico, bisogna prendere quei dati con le pinze. E voi che cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il mio canale, ricordatevi di diventare Patreon o perlomeno mettete il like al video, condividetelo con le persone che ritenete siano interessate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere informati sulle nuove uscite. Ricordatevi, se non farete tutto questo, c'è la possibilità che in futuro remoto, eventuale, puramente alternativo, Shoigu decida di comandare una missione nel vostro quartiere e verosimilmente la vostra automobile potrebbe essere scambiata per un Mine Battle Tank di produzione americana. Io vi ho avvisati. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto. Bene, allora, ciao, mi dice Eddie Kasich. Cartafraccio, sono contento che Anarita abbia un amante. Cartafraccio, Claudio il Bagnino è l'uomo perfetto per la sorella di Christian Manzini. Ah, bene, Cartafraccio, sono tutte cose che non sapevo. Io intanto stavo guardando qua ho fatto questi occhiali per guardare il computer, che ce li ho quest'altri, ma non devo fare tardi la notte perché mi sta calando la vista. Adesso ci sarà un'altra live, è un'altra premiere dell'avvocato Francesco Catania. E sto bene, Cartafraccio, sto bene. Potrei stare meglio se qualcuno si abbonasse al mio canale oppure condividesse i miei video, almeno il mio canale di YouTube.
Ecco qua, mi scrivono da WhatsApp. Sì, sto bene io, grazie. Carla. Ah, Carla Fraccio, scusa. Anche questi occhiali, insomma, mi sta calando la vista. Li ho fatti qualche mese fa. Grazie, grazie. Infatti, io nei miei video di YouTube parlavo di video di libri una volta, ma la gente non guarda molto quando parlo di libri, perché altrimenti vorrei fare di nuovo dei video parlando di libri. Ah, bene, sì, perché succede a volte l'audio è un problema. Dovrei comprare un microfono USB perché questo cellulare non ha la presa per il microfono. Guardate la giraffa. Мы будем.
Lo vedete? Sì, ho fatto arti marziali, ogni tanto mi esercito. Carla, sì, ogni tanto ho fatto. Approfitto che guardo. Approfitto di che guardo queste premiere per fare dei video qua, un vivo su Instagram, perché non mi andava di andare a stare in vivo su YouTube. In primo luogo, questo discorso non sta in piedi. Prima della marcia per la vittoria, per la pace, per la protesta, quello che era Prigi era andato in giro a dire ai 420 che la guerra contro l'Ucraina era ingiusta ed era stata provocata esattamente dal complesso militare industriale russo per arricchirsi alle spalle dei cittadini russi e degli ucraini. Ora invece ci parla disinvoltamente di future vittorie a fronte. Qui c'è qualcosa che non torna. E questo probabilmente l'avrà pensato anche la polizia di San Pietroburgo. Infatti, qualche giorno fa, la polizia si è recata alla sede della Wagner PMC e ha iniziato a perquisire gli uffici, sequestrando tutto ciò che appariva di interesse. Fra le cose che sono degne di interesse, naturalmente, c'erano pile e pile di banconote, lingotti d'oro e titoli a portatore, per un totale di 110 milioni di dollari. E così i poliziotti di San Pietroburgo, vedendo tutto quel denaro, hanno detto: ehi, Prigi ha 50 milioni di dollari in contanti che dobbiamo consegnare allo Stato. Sì, ho detto 50 milioni di dollari in contanti. Non è un errore, è semplicemente una battuta decisamente netta. Vedrete che prima o poi il senso lo capirete. E hanno pensato bene di sequestrare quel denaro, quei titoli al portatore, quell'oro. Tuttavia, per coincidenza, Prigi si trovava a passare per Mosca nel fine settimana e così ha sguinzagliato il suo legale, il quale si è recato presso gli uffici del gruppo W, dove la polizia stava impacchettando tutto l'impossibile, e dopo aver richiesto diverse volte la consegna di tutti i beni di Prigi, è arrivato un ordine dall'alto: consegnategli tutto il denaro. E così, a malincuore, i poliziotti hanno dovuto rinunciare a restituire tutti e 110 milioni di dollari equivalenti. E quindi, apparentemente, il colpo di Prigi si chiude più o meno così, con Prigi che va in un esilio durato in Bielorussia, dove peraltro cercherà sicuramente di fare affari con il suo nuovo amico del cuore Lukashenko, con il generale Surovikin, detto anche il macellaio della Siria, che continua a lavorare 24 ore al giorno da oltre una settimana senza avere la possibilità di tornare a casa a vedere la figlia, e con tanti soldati che hanno compiuto l'errore di aderire troppo entusiasticamente in maniera estremamente sociale all'iniziativa di Prigi, e che ora sono tutti quanti nel mirino delle istituzioni e dei propri comandanti. Insomma, l'avventura di Prigi provvisoriamente si chiude con un esilio dorato per lui e un'infinità di problemi per tutti gli altri. Ma ciò nonostante, non tutti in mezzo alla popolazione hanno compreso la gravità della situazione. Guardate, per esempio, come questi ragazzi saltellano allegri di fianco a una bandiera del gruppo W. Per loro, evidentemente, Prigi è un eroe, un santo. Ecco, probabilmente se lo immaginano così, o non hanno compreso che quella intorno alla testa di Prigi non è un'aureola, ma è parte del logo del W. E a proposito di santi, chi sarà mai stato a dare l'ordine di restituirli 110 milioni? Non so voi, ma io una mezza idea ce l'avrei. Vediamo una sua clip. La Russia sta subendo tutto questo,
portato avanti proprio ai nostri confini. Создание соседней с нами стороны Украины фактически враждебного государства, антироссии. Da forze esterne allo scopo di creare l'Ucraina uno stato ostile, una vera e propria antirussia. Ее накачивали оружием 8 лет. Свидетельствовали агрессии против мирного населения. È stato rifornito di armi per 8 anni. E gli è stato permesso di aggredire la popolazione civile del Donbass. Non ci posso credere, ma ripete sempre le stesse cose. Va bene che Goebbels e la dottrina di Goebbels dicono che una bugia ripetuta 10 volte diventa verità, ma qui si esagera. Intendo dire, se queste forze esterne avessero riempito per 8 anni di seguito l'Ucraina di armi, Hola. A quest'ora l'esercito russo sarebbe già stato preso a calci nei bimboni e si ritroverebbe a Rostov-sul-Don a fare delle grandelle grigliate. E non avremmo Zelensky che continua a elemosinare di tutto e di più alla porta di ogni capo di nazione europea, perché Zelensky starà anche simpatico. Ma come fundraiser è un terminator, è da un anno e mezzo che ci sta chiedendo dell'aviazione e degli F-16. Il suo staff ci ha massacrato i bimboni con decine e decine di spot, interviste e interventi, chiedendo ogni cosa, dall'antiaerea all'arma portatile per i suoi uomini, che per carità è una cosa degna di rispetto perché si parla della sua nazione, però i maroni, te lo garantisco Vladi, ce li ha sfracassati comunque. Se l'avessimo riempito d'armi prima, tutto questo non sarebbe successo, e detto fra parentesi, forse non lo avresti neanche invaso, perché avresti capito che sarebbe andata a finire a schifio, e non avresti mai e poi mai pensato a una passeggiata di 3 giorni per raggiungere Kiev. E poi insisti ancora con la battuta di Lavrov sull'aggressione alla Russia e allo sterminio delle popolazioni del Donbass. Non funziona più, Vladi, uno non fa più ridere. Era un one shot usato da Lavrov in India, ok? Secondo, quello di cui parli non è mai esistito. Sia l'ONU sia l'OSCE hanno detto che non c'è stato alcun massacro. Anzi, essere proprio pignoli, 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 l'ONU ha detto che dovresti prendere i tuoi carri armatini e tornare entro i confini russi. Non so se ti sia stato riferito da Lavrov o dal diplomatico che rappresenta i tuoi interessi all'ONU, ma questo è. Донбасса и всячески потакали в насаждение неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России. И hanno supportato l'inculcazione di un'ideologia neobippista all'unico fine di danneggiare e distruggere la Russia. Disse il tizio che ha fatto sviluppare nella propria popolazione un vero e proprio culto personale, arrivando da una parte a comminare anche 10 anni di carcere a chiunque non condivida le idee del governo e dall'altra a creare una generazione di piccoli balilla in rosso. Nulla da dire sul colore della divisa, sono belle, fanno redare, ma sempre di fanciulli trasformati in mini militari fan del presidente che dura da 23 anni solo. Probabilmente non te l'ha ancora detto nessuno, Vladi, ma ti stai comportando tu come un bippista. Ma soprattutto stai rovinando il mio canale perché mi costringi ogni sera a ripetere le solite 4 cose. Intendo dire, il mio pubblico non è come quello di Orsini oppure di Lili, ha buona memoria e poi vuole dei contenuti di qualità. Non lo tengo incollato al monitor recitando le 4 solite bippate su quanto è brutta e cattiva la NATO. Il mio pubblico una cosa del genere non se la berrebbe mai. E vuole informazioni nuove, non ha bisogno di conferme su quanto siamo sfortunati, ok? Сдержать развитие нашей страны. И сейчас против нас, по сути, ведутся гибридные войны. Questi nemici fanno di tutto per impedire lo sviluppo del nostro territorio. Sì, Putin, non è che puoi sviluppare il tuo territorio invadendo quelli altrui. Non funziona. Poi, in patria.
spazio, invece di invadere l'Ucraina, perché non costruisci le fognature e le strade nei villaggi che hai già? E essenzialmente ci hanno dichiarato una guerra ibrida. Disse il tizio che ha fra i suoi collaboratori il generale Gerasimov, divenuto noto, o forse famigerato, proprio per aver riciclato i principi della guerra ibrida e averli proposti come suoi alla comunità internazionale asiatica. E poi sono state combinate delle sanzioni illegali contro la Russia su una scala mai vista prima. Хотелось бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. E comunque io voglio evidenziare come la Russia continuerà ad opporsi a queste sanzioni e continuerà a rigettare provocazioni e pressioni esterne. Ora, sinceramente, secondo voi Vlad vuole prendere gli altri capi di Stato per esasperazione? Confida di ottenere come risposta un basta ti prego, non ne possiamo più durante i vari colloqui? E fino a quando i cinesi e gli indiani continueranno a sopportare? Perché, diciamocelo, economicamente parlando, Vlad... Ciao Fabio Perfetti, sto guardando una premier. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, il rublo ha perso il 36% del suo valore nei confronti del dollaro e più del 40% del suo valore nei confronti dell'euro. E detto fra parentesi, no, il rublo ha perso il 20% anche nei confronti degli amici cinesi. Perché sostanzialmente i russi importano dai cinesi e probabilmente anche dagli indiani molto di più di quello che esportano. Ci sono container e container che stanno iniziando ad ammassarsi in Russia. I cinesi spostano le loro merci in Russia e poi lasciano lì i container, perché non si riesce a trovare qualcosa con cui riempirli per spedirli in Cina o da qualsiasi altra parte. E forse sarebbe anche venuto il momento di fare due chiacchiere con quei figli di Putin che suggerivano di acquistare rubli all'inizio della guerra. Vi ricordate tutte le favole del tipo le sanzioni stanno rendendo più forte la Russia? Ebbene, alla prova dei fatti, un anno e mezzo dopo, abbiamo la prova provata e la dimostrazione nero su bianco che quelle dei filorussi erano tutte delle grandissime, gigantesche sesquipedali bippate. E naturalmente quelle di Putin sono delle bippate raccontate in guanti bianchi all'interno di un ambiente lussuoso ed asettico. Mentre invece i suoi soldati devono affrontare delle difficoltà enormi sul campo di battaglia. Iniziamo per esempio da due volontari russi che si trovano ad affrontare un reparto speciale di Ucraina. Ma tranquilli e soprattutto tranquillo algoritmo di YouTube, perché in realtà questi ucraini delle forze speciali riusciranno a sconfiggere il nemico senza ricorrere alla violenza. È sufficiente infatti parlare un pochino con i propri avversari. Qui vediamo due soldati russi interloquire con un gruppo di ricognizione ucraino. I due soldati russi hanno qualche perplessità vedendosi di fronte questi ragazzi che non hanno mai incontrato prima. E quindi domandano, ehi, voi non sarete mica un gruppo di ricognizione / sabotaggio ucraino? Ma no, 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 ma cosa andate a pensare? Risponde il gruppo di sabotaggio ucraino, peraltro in russo perfetto. Detto fra parentesi, è da oltre un anno e mezzo che i filorussi vanno in giro a raccontare che l'Ucraina ha bandito la lingua russa e che se parli il russo fai una brutta fine e vieni discriminato. Ora, a parte il fatto che Zelensky è diventato presidente... La sorella di Cristian Mangini sta con Claudio il Bagnino. Ciao Fabio Perfetti, sapevi che la sorella di Cristian Manzini si prova con Claudio Imbagnino al Plinius? Ma ci prova o ci sta la sorella? Su, consegnateci fucili d'assalto. Ma ci sta o ci prova? Prima avevi detto che ci sta. Sì, lo so,
E adesso che ci prova? Non si chiama Sergione, ma tanto non sarei in grado di pronunciare il suo nome correttamente, lo storpirei in ogni caso. Quindi è meglio chiamarlo Sergione. L'altra metà della città è ancora sotto il controllo dell'Ucraina. E voi da dove venite, ragazzi? Ah, noi siamo del 305esimo, veniamo dal villaggio di Samara. Samara è una città che si trova poco a sud-est rispetto a Togliatti, per intenderci. Ehi, ci sono ancora ucraini nel villaggio. Sì, ci sono più ucraini di quanto tu possa immaginarne, baby. Noi stiamo controllando l'area. Pensavamo che voi due foste dei servizi speciali dell'SRG. Bravo, faccia da sberle! Tutti vogliono sentirsi speciali. E poi, diciamocelo, questi due sono soldati speciali con necessità speciali. Si vede lontano Mick. Cosa? Noi dell'SRG? Ma se abbiamo un fucile d'assalto in due? Ehi, dov'è il terzo? Ma non lo so. Noi stiamo filmando perché pensavamo che potessero esserci degli ucraini qui. Dovrebbe essere qui da qualche parte, probabilmente è scappato. Dai, dov'è la tua arma? Oh, è qui, eccola. Ok, ragazzi, adesso giochiamo a mosca cieca, quindi fatemi bendare le gare senza fare troppe storie. È un ordine del comando. Sì, è senza il minimo di logica, ma ehi, se è il comando, non potete aspettarvi che ce l'abbiano una logica. E sì, insomma, questi due soldati sono stati catturati senza troppi problemi. Decisamente meno fortunato è stato quest'altro soldato che si è trovato a fare parte, a sua insaputa, di una compagnia militare privata, passando così da essere un mobilitato che deve garantire la sicurezza del territorio nazionale presso la frontiera al fronte contro gli ucraini. Vediamo comunque questa clip che naturalmente va archiviata nella rubrica C'è posta per Vova, cioè per Vladimir Putin. 6 рота 2 батальйона полка 1428. Come da prassi il soldato si identifica e sinceramente, visto che domani ci sarà un altro caso fotocopia, non perdo neanche tempo a ricordarmi chi sia. Tra l'altro la sua faccia per me è già avvolta nella nebbia. В связи с тем, что, по словам командира полка, нас придали добровольческому корпусу. Come ci ha spiegato il comandante del nostro reggimento, siamo stati collegati a un corpo di e noi ci teniamo a sottolineare immediatamente che non abbiamo mai firmato alcun contratto con cui ci qualifichiamo come tali. E questo soldato fa bene a precisarlo per due motivi. In primo luogo, se firmi un contratto come volontario, mentre in realtà sei un militare di leva o un mobilitato, stai compiendo un illecito. Se stai servendo lo Stato, non puoi ovviamente essere sotto contratto con una compagnia militare privata o con qualche altro misterioso e non qualificabile organismo. In secondo luogo, i militari di leva e mobilitati non dovrebbero finire mai al fronte. Il loro compito, per il quale peraltro sono addestrati, dovrebbe essere quello di garantire la sicurezza ai confini. Insomma, il loro ruolo si esaurisce nel farsi arrestare dai militari della Wagner che sono diretti a Mosca. Noi non отказываемся служить, но при этом, если служить, то выполняйте задачи терробороны, к которым нас готовили. Infatti, questo è quello che precisa immediatamente il soldato. Non mi rifiuto di servire, ma voglio fare quello per cui sono addestrato. E detto fra parentesi, quello per cui sono addestrato è molto meno pericoloso rispetto a stare sulla linea del fronte. Stranamente, tutti vogliono una vittoria della Federazione Russa, ma non c'è nessuno che vuole stare al fronte.
бессмысленность данного приказа стало очевидно после того, как колонну с нашими сослуживцами. L'insensatezza di questo ordine è divenuta evidente quando un convoglio con i nostri soldati è stato sconfitto dall'artiglieria mentre si avvicinava alla linea del fuoco. In realtà, detta così, non è che sia proprio un ordine insensato, è semplicemente un'operazione che è andata a finire male. Ma tranquillo, secondo il generale Shoigu, anzi secondo il ministro della difesa Shoigu, sei il soldato più sfortunato dell'universo insieme ai tuoi compagni, perché su tutto il resto del fronte l'armata rossa le ha suonate agli ucraini come se non ci fosse un domani. Ti dico soltanto che dalle altre parti del fronte, mentre tu stai qui a fare TikTok di lamentela per zio Boba, i tuoi fratelli rossi e russi hanno preso a calci 920 carri armati ucraini, hanno abbattuto 16 MiG-29 con un coltellino svizzero lanciato da terra e neutralizzato 3 elicotteri con la sola forza di volontà. Mentre tu, vergogna dell'esercito russo, sei qui a lamentarti su TikTok. Sai che cosa ti direbbe il tuo comando? Вчера к нам приехали представители полка и потребовали сдать оружие, чтобы сделали. Ieri dei rappresentanti del reggimento sono passati di qui chiedendoci di deporre le armi, cosa che abbiamo fatto. Уже не один день ждем появления военной комендатуры, который нам обещал Бог, но не дождавшись ее. E abbiamo aspettato per giorni i comandanti militari promessi dal reggimento. Detto fra parentesi, questi soldati sono privi di comandanti. In teoria questi soldati dovrebbero eseguire gli ordini del comandante o dei comandanti del gruppo presso il quale sono stati distaccati. Ma in realtà chiaramente non hanno alcuna intenzione di finire al fronte, per ovvie giustificatissime. Сегодня вы сами обратились в местную военную комендатуру, в местную военную полицию, с просьбой выполнить. Ma oggi, stanchi di aspettare, ci siamo rivolti alla polizia locale e militare. Ma oggi, stanchi di aspettare, ci siamo rivolti alla polizia locale e militare. Ragazzi, io immagino già la scena che si svolta davanti al comandante della polizia militare locale. Vuoi evacuare? Tieni, usa questa bottiglia. Sì. Ma i comandanti hanno riferito che non possono né arrestarci né aiutarci. D'altronde, se non hanno dei comandanti in loco, come fanno a disobbedire a un loro ordine questi ragazzi? E così noi ci siamo qui ad aspettare qualche genere di reazione da parte della gerarchia militare. Ma perché hai lasciato la macchina così, non l'hai entrato? Ci aspettiamo qualunque intervento locale. Ah no, perché magari qualcuno gli fa qualcosa, non so. Vabbè, la chiave me l'hai messa qua, deve stare di là. Secondo una fonte affidabile, i rappresentanti del reggimento stanno venendo qui indossando divise da comandanti militari. Sì, sarebbero più uniformi che divise, ma va bene lo stesso. Per farci tornare alla base del reggimento e intimidirci attraverso una brutale repressione. Il problema è che questa storia non è stata riportata ai piani superiori. E che i comandanti vogliono intimidirci e spaventarci. E probabilmente è per questo che ci hanno preso le armi. E mentre provvedevano a toglierci le armi, non hanno
segnato assolutamente nulla sui documenti militari, mentre invece questo tipo di attività dovrebbe essere ovviamente disciplinato in un certo modo per sapere chi sta definendo. Ora, l'ingenuità di questo militare è straordinaria. Lui pensa sinceramente che il problema nasca da qualche comandante che fa di testa sua e che verosimilmente ha qualche accordo con qualche società militare privata. Motivo per cui, se risultano tutti mobilitati contemporaneamente, risultano anche affiliati a una società militare privata, è probabile che qualcuno si incassi i loro stipendi o meglio i loro salari da soldati militari privati. La parte davvero interessante consiste nel fatto che questo soldato, al pari di molti suoi simili, ritiene che fare un video pubblico potrà essere di aiuto. Non si capisce per quale motivo il zio Vlad, anzi il zio Vova, perché in teoria il diminutivo di Vladimir non è Vlad, ma è Vova, oppure ancora gli altri militari dovrebbero passare la giornata sui social per trovare messaggi di questo tipo e intervenire. La triste realtà, o meglio, la realtà più probabile per questo soldato, è che in tutta la catena di comando, comunque buona parte, sia al corrente di quanto sta accadendo e si volti dall'altra parte, vuoi per denaro, vuoi perché devono mandare qualcuno al fronte e devono per forza inviare dei mobilitati perché banalmente non c'è nessun altro. In pratica quest'uomo è fritto senza olio e non se ne è neanche reso conto. In ogni caso questi sono i principali fallimenti russi della settimana. Voi che cosa ne pensate? Avete qualcosa da aggiungere? Come sempre, lasciate due righe qui.